Simonetta Lux, curatrice della mostra e dei testi del libretto del catalogo, ubiqua perché? Ma ubiqua, intanto io posso dare una spiegazione, come sempre, come fanno tutti i critici o gli amici degli artisti. E in verità la parola è nata da Laura e significava solo il senso di un limite, ma poi ho pensato che in effetti poteva incrociare i due termini ubiqua e obliqua. Perché poi il caso è sempre oggettivo, come diceva Breton, e dunque c'è una verità anche nella casualità di una parola sbagliata. Tanto la parola sbagliata rompe gli schemi di percezione, gli schemi del senso, che senso che raramente c'è e sempre cambia e sempre muta. Però ubiqua, come incrocio tra ubiqua e obliqua, va molto bene, perché io ho visto questo lavoro di Laura come un lavoro che rientra in questa crisi del modernismo, in questa chiusura dell'epoca modernista, dell'epoca delle utopie. Noi sappiamo che le utopie sono in vendita e non sappiamo più, non abbiamo più punti di riferimento e speriamo che non ce ne diano. La cosa certa è questa, che quando Laura intreccia esseri viventi con oggetti non viventi, le architetture, quindi animali ed architetture, sovradimensionando la vita e sottodimensionando l'architettura, cioè bloccando l'architettura che è grande architettura, perché questi disegni presentano degli animali appoggiati in modi tipici della loro specie su frammenti di architettura. Quando avviene questo incontro, noi percepiamo, e questo nell'assenza di uomini, lei non rappresenta uomini, ci dà l'idea di qualche cosa di fisso che non ci agita più, che non ci smuove più, come le grandi architetture razionaliste, oppure la tomba di Virginio Rusace, oppure un grande tempio di architettura, una grande chiesa campanile di architettura romanica, sarda. Però queste cose sono cose che abbiamo della nostra coscienza, ormai distratta dai grandi problemi che abbiamo di ogni tipo, economici, democratici, politici, eccetera. Queste cose sono nella nostra coscienza, sono lì un po' abbandonate, proprio come resti, mentre la vitalità viene da questi bellissimi animali che però poi mi fanno pensare anche a un'idea bruniana, perché Giordano Bruno sosteneva, e fu ammazzato per questo, che la vita, che l'impalpabile matericità, cioè l'energia originaria, si incarna poi nell'uomo, nell'animale, nella pietra, eccetera, eccetera. E quindi mi dà un po' un'idea di questa sua un po' disperazione, ma nello stesso tempo anche di una certezza, di una vitalità. E questo è un po' la combinazione, un po' drammatica, un po' anche ironica, perché sono animali dolci e deliziosi nella loro estraneità al mondo degli uomini, e questa combinazione ci consola un po' e nello stesso tempo ci dà uno spiraglio anche di possibilità. Quindi non tutto è perduto, è vero che l'utopia è in vendita, come ha scritto adesso il direttore, no, direttore artistico del Maxi, Wan Ru, questo critico cinese, no? Dice utopia in svendita, utopia all'asta, perché questo poi è il senso che abbiamo in questa dissoluzione generale, in dissoluzione generale nel mondo. Questa dissoluzione generale di cose, di valori, di punti di riferimento, di idee, in questo quadro così dissolto, frammentario, la Laura si colloca con questa grazia. Bene, grazie, allora in bocca al lupo per questa mostra. Prego.